ricchezza nell'ultima occasione o nelle ultime situazioni da esasperazione della squadra avversaria che tutto sommato cercava con questi calci lunghi di trovare una deviazione, una spizzicata. Poi per il resto di che cosa parliamo? La partita che si doveva già chiudere nel primo tempo, che nel secondo tempo per quello che è stata la fotografia del primo tempo abbiamo giocato bene, bene, molto bene, trovando le occasioni, però partite del genere non soltanto le devi chiudere, siamo andati bene sul 2-0, però 3, 4, 5, 6, 7, non ricordo le occasioni, ma bisogna essere più bravi. In un certo senso mi va bene così perché così almeno posso preparare al meglio la partita col Perugia. Perché altrimenti se fosse stato magari un risultato più rotondo sarei qua a pensare a come rimotivare la squadra dopo magari una vittoria magari più larga. Però al di là delle battute a me è piaciuta veramente la squadra per come si è imposta, per come ha fatto la partita, per come ha lavorato su quelle che erano le giocate del Carpi e come hai ben detto tu ha tenuto benissimo il campo. Ha giocato molto bene nonostante il campo fosse molto lento e quindi non ci permetteva di giocare in velocità perché la palla rimaneva un po' incollata ai piedi. Per il resto, ottimo, devo fare i complimenti ai ragazzi perché vincere in questa maniera qui, oggi, è importante. Era importante. No, io non sono mai soddisfatto dei miei quinti, diciamo, è una situazione che è dall'inizio dell'anno che vorrei di più, perché i quinti, se lavorano in una certa maniera, possono essere degli attaccanti aggiunti. E con questo sistema di gioco, oltre alle due punte, oltre alle due mezzali, c'è la possibilità, coi quinti appunto, di essere più ampi nel modo di poter attaccare. È chiaro che deve avere un palleggio importante dietro, perché se perdi palla poi puoi concedere ripartenze. Però oggi abbiamo avuto un'ottima qualità dietro nel palleggio, nella costruzione. Devo dire che è vero, si poteva fare di più, ma è anche vero che siamo arrivati tantissime volte davanti alla porta. Sì, ma abbiamo una partita in più. Ancora non si è fatto la classifica. No, no, no. Quindi vorrei arrivare, ci piacerebbe arrivare alla sosta, alla nostra pausa con qualche punticino in più. Però di sicuro poi i conti si faranno alla fine perché gioco forza, tutti faranno le stesse partite. È chiaro che psicologicamente arrivare alla nostra pausa con una classifica migliore darebbe sicuramente un po' di fiato sul collo o eventualmente condizionare magari chi può essere dietro. E vediamo, l'importante è lavorare così. Ieri ho detto che bisognerebbe non perdere più da qua alla fine. Non perdere mai e vincere le partite che si deve vincere. Oggi era una partita da vincere. Vado, diciamo che tra le righe vorrei far passare che se riusciamo a muovere la classifica sempre, è normale, ci sono tanti scontri diretti, non soltanto noi. E quindi bisogna continuare così. La squadra è in salute, è tosta, è cattiva, c'ha la cazzimma giusta, sa giocare a calcio, però oggi non abbiamo fatto niente.